È Alessio Fioravanti, il nuovo allenatore della prima squadra della Scuola Basket Arezzo, che parteciperà al campionato di Serie B 2024-2025. Dal primo giorno che ci siamo sentiti, c'è stato veramente un buon feeling, e quindi è una persona, come si dice Arezzo, schietta come me, quindi penso che noi lavoreremo molto bene con lui. Toscano di Livorno, dopo essere cresciuto nel Don Bosco, Fioravanti affronta le prime esperienze da tecnico a Viareggio e Lucca, prima di approdare a Luse Empoli, poi le esperienze vittoriose a Domodossola e Pirate Scagliari, quindi responsabile del settore giovanile di Palestrina, poi di Basket Bergamo 2014, infine il ritorno ai senior a Ponte San Giovanni prima dell'approdo all'Amatori Pescara. Come tutte le avventure parte con molto entusiasmo. Sono molto contento, insomma, di essere stato nominato allenatore in questa società. Come ho detto, non sono uno che fa obiettivi a lungo termine, che ha obiettivi a lungo termine, non fa progetti troppo difficili da raggiungere. Sono una persona a cui piace vivere giorno per giorno, cercando di lavorare al meglio per poi ottenere i frutti la domenica in partita. Il primo progetto ovviamente sarà la composizione del roster, ci sono già state delle conferme come Facundo Toia, cosa mira a costruire? Ma innanzitutto ho avuto la fortuna che comunque, come mi ha detto il Presidente, insomma, è stata una delle poche volte in cui viene confermato un giocatore prima dell'allenatore. Gli ho detto: avete fatto bene, perché comunque è un giocatore di valore. Con Facundo poi ci ho già anche parlato, quindi è un ragazzo disponibile. Ora ovviamente, perché fare le squadre non è mai facile, non è come mettere insieme i pezzi di un puzzle, bisogna cercare di trovare i giocatori con le caratteristiche giuste, ma prima di tutto gente che ha voglia di venire a Arezzo per mettersi in mostra e poi magari arrivare a giocare anche a livelli più alti. L'allenatore livornese guiderà anche una squadra del settore giovanile. Puntiamo tantissimo sul settore giovanile, qualche ragazzo sarà inserito nel roster di quest'anno. Alessio ha questa prerogativa che lavora bene con i giovani, e quindi penso che questo binomio possa durare a lungo. Poter attingere dal settore giovanile al giorno d'oggi è diventata una prerogativa importante, e quindi anche col lavoro col settore giovanile dobbiamo cercare di creare giocatori che in un prossimo futuro possano ambire a arrivare in prima squadra.